Superano i 18 milioni di euro le risorse disponibili da subito per i comparti produttivi regionali con la ripartizione del Fondo Unico per le Attività Produttive destinato dal Governo alla Regione. Lo ha annunciato stamani il Vicepresidente della Regione e Assessore allo Sviluppo Economico Alfredo Castiglione, sottolineando come nella scelta della destinazione delle risorse del Fondo Unico sia stata anzitutto considerata l'attuale congiuntura economica e illustrando nel dettaglio i finanziamenti. Fondo Unico per le Attività Produttive, che proviene ogni anno dal Governo centrale, va a finanziare quelle leggi regionali che sono attualmente oggetto anche di riforma. Per cui chi dice che, ad esempio, la legge sull'artigianato è priva di copertura finanziaria dice una bugia, perché abbiamo rifinanziato corposamente, ad esempio, il settore artigianato su Artigiancassa, i confidi per 4.800.000 euro, abbiamo finanziato la bottega a scuola per circa 1 milione di euro, abbiamo rifinanziato l'osservatorio regionale sull'artigianato, ma anche per 2 milioni di euro i confidi del settore commercio, l'osservatorio del commercio 200 mila euro, abbiamo rifinanziato i confidi utilizzando dei residui da parte del governo centrale, agganciandola alla legge che sta per essere appena approvata in Consiglio regionale, per circa 6 milioni di euro da spalmare per i prossimi 2 anni. Il settore industria avrà 1 milione di 800 mila euro sul sistema dei confidi. Sto parlando spesso di confidi, questi saranno oggetto di una riforma importante che ferma in commissione, quarta commissione presso il Consiglio regionale. Mi auguro che questo sia l'ultimo anno in cui i confidi verranno affrontati con la vecchia legge, perché la nostra regione dovrà procedere celermente all'accoppamento di questi ultimi. Castiglione ha inoltre posto l'accento sull'importanza dell'attivazione degli osservatori sul commercio e sull'artigianato e del nuovo rapporto avviato con i consumatori, per i quali sarà istituita un'apposita consulta regionale. Avere dei confidi intersettoriali.